Rieccoci, 21:49 di nuovo in diretta da studio per parlare di obesità in età pediatrica e rischi correlati, in particolare rischi di natura cardiovascolare. Approfondiremo grazie alla competenza del nostro ospite. Buonasera e benvenuto nei nostri studi al professor Cosimo Giannini. Buonasera professore. Buonasera, buonasera a lei. Grazie per aver accettato il nostro invito. Professor Giannini, professore associato di pediatria Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara ed è dirigente medico di ovviamente pediatria nella clinica pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Come è arrivato a Chieti, professore, dove ha studiato? Attualmente giungo a Chieti dopo un periodo formativo presso la Yale University del Connecticut degli Stati Uniti, dove ho svolto un'attività di circa 3 anni di attività cliniche e attività di ricerca clinica in ambito dell'endocrinologia pediatrica e dell'obesità pediatrica, pertanto era rappresentante importante parte formativa. È un cervello di ritorno, poteva sistemarsi negli Stati Uniti e ha preferito l'Italia? Attualmente ho preferito l'Italia, sì. Però non è detto che allora ritorni. Ho ancora molti contatti con gli Stati Uniti. Sì. Professore associato all'università, dirigente medico alla clinica pediatrica del Policlinico Santissima Annunziata di Chieti. Di che cosa si occupa in particolare, professore? In particolare mi occupo di endocrinologia pediatrica e in particolar modo le complicanze associate alle patologie endocrinologiche, l'obesità e il diabete tipo 1, diabete tipo 1 di tipo 2 e tutte le complicanze endocrinologiche della tipica età pediatrica. Qual è la situazione dell'obesità in età pediatrica nel mondo? Se ne fa un gran parlare perché ci sono numeri da brivido, no professore? Sì. Sì, attualmente, come mostrato anche nella diapositiva, esiste un'Organizzazione Mondiale della Sanità che permette di ottenere una sorveglianza continua e costante, già attiva ormai da 10 anni, per quanto riguarda la prevalenza e l'incidenza della patologia, in particolar modo dell'obesità in ambito pediatrico, in età scolare, e i risultati ottenuti costantemente aggiornati dimostrano come purtroppo a livello mondiale un bambino su 3 risulta essere un bambino obeso in condizioni di sovrappeso, dimostrando pertanto un'importante prevalenza della patologia in ambito pediatrico. E come mostrato anche nella diapositiva, possiamo notare che esiste un'ampia variabilità per quanto riguarda la sua prevalenza nelle varie aree geografiche mondiali e anche all'interno dell'Europa, con particolare aumentata prevalenza in alcune aree geografiche, le aree geografiche del Mediterraneo. E tra queste, purtroppo, anche l'Italia fa parte di questo purtroppo rischio di obesità. E Cipro, in particolar modo, come dimostrato nelle diapositive, rappresenta il paese con maggior tasso, circa il 40%, 43% dei bambini della nazione risultano obesi o sovrappeso. Perché? Siete riusciti a capire perché Cipro? Cipro perché effettivamente ci sono degli alterati comportamenti alimentari e abitudini che poi vedremo successivamente, che certo, rappresentano proprio le aree più frequentemente interessate in questo problema. In Italia come siamo messi, professore? Purtroppo effettivamente l'Italia, come già preannunciato nella precedente diapositiva, rappresenta un paese a maggior rischio di obesità. Infatti in Italia circa sia nel sesso femminile che nel sesso maschile si conta una prevalenza di circa il 30%, pertanto anche in Italia purtroppo abbiamo un bambino sia di sesso maschile sia di sesso femminile con presenza di obesità e sovrappeso, ed in particolar modo è stata anche documentata una variabilità per quanto riguarda la sua prevalenza nelle diverse regioni, pertanto con importanti differenze interregionali per quanto riguarda la sua distribuzione. E anche qui purtroppo quelle aree, maggiormente nell'area del Mediterraneo, rappresentano delle aree a maggior rischio di sviluppo di obesità. Infatti le regioni del centro-sud rappresentano le regioni con maggior tasso di incidenza di obesità e sovrappeso in età pediatrica. Che siamo più vicini a Cipro. Sì, che siamo probabilmente più vicini a Cipro. Sì. In Abruzzo come siamo messi, professor Giannini? Questo effettivamente viene anche ribadito all'interno della nostra regione, infatti la regione, come dimostrato nella parte sinistra delle diapositive, nel corso dell'ultimo decennio tutte le regioni del centro-sud... Siamo a tutto schermo così li vediamo bene questi numeri preoccupantissimi.
Effettivamente nell'ultimo decennio le regioni del centro-sud e purtroppo sempre l'Abruzzo all'interno di queste varie statistiche rappresentano le regioni con maggior tasso di incidenza e prevalenza della malattia. Tant'è vero che oggigiorno l'Abruzzo si considera avere una prevalenza di circa il 30% di bambini con prevalenza di obesità e sovrappeso. E questo rappresenta effettivamente un dato allarmante in quanto riproduce quello che effettivamente viene riprodotto a livello della regione del Mediterraneo. La pandemia ha lasciato strascichi, ha condizionato questi dati che abbiamo appena commentato? Purtroppo questa è una domanda estremamente pertinente. In effetti noi recentemente in degli studi prodotti su riviste internazionali di elevato rilievo, che sono stati poi successivamente anche riprodotti a livello nazionale, a livello di varie popolazioni della regione, dell'Europa, è stato dimostrato come l'adozione di misure restrittive indotte e purtroppo determinate dallo stesso Covid hanno determinato un'alterazione dei normali processi ed in particolar modo un'accentuazione di quei meccanismi alla base dello sviluppo di obesità. Tant'è vero che in alcuni report recenti da noi pubblicati purtroppo abbiamo dimostrato un tasso di una prevalenza di obesità che nella nostra popolazione abruzzese ha raggiunto anche il 40-43%, significa che 4-5 bambini su 10 in Abruzzo attualmente presentano una condizione di obesità e sovrappeso e pertanto una condizione estremamente allarmante a cui bisogna far fronte con attuazioni di programmi mirati in questo 40-50%, sì. Sono tantissimi. Domanda secca, un bambino obeso sarà un adulto obeso? Questo 40-50, questi 4-5 bambini su 10 saranno adulti obesi, professore? Purtroppo anche qui c'è una risposta quanto allarmante, nel senso che effettivamente è noto ormai in letteratura che un bambino obeso rappresenta un soggetto che ha un maggior rischio di presentare obesità nella vita adulta e tale rischio risulta direttamente correlato sia all'epoca di insorgenza della stessa obesità, ma in particolar modo anche alla sua persistenza nel corso del tempo. In particolar modo recenti studi hanno dimostrato il meccanismo fisiopatologico, tra cui anche degli studi condotti da me assieme al mio gruppo di Yale e della Sonia Caprio, è stato possibile dimostrare il meccanismo alla base del meccanismo fisiopatologico determinante questo. In effetti è ben noto come il tessuto adiposo e in particolar modo lo sviluppo fisiologico del tessuto adiposo nel corso dell'accrescimento che vedrete nella successiva slide, effettivamente questa modificazione del normale processo di sviluppo del tessuto adiposo è alla base del processo di aumentato rischio. Infatti, come sappiamo, nella fase di accrescimento la presenza di quei fattori cosiddetti obesogeni, ovvero quei fattori che inducono appunto lo sviluppo di obesità e la persistenza di obesità determina un eccesso calorico all'interno del bambino. Questo eccesso calorico si traduce in una prima fase cosiddetta di ipertrofia, in cui effettivamente l'eccesso del tessuto, l'eccesso energetico viene accumulato nella cellula e pertanto nell'adipocita che rappresenta appunto la cellula del tessuto adiposo, che diventa ipertrofico, ovvero aumenta le proprie dimensioni determinando pertanto un accumulo dell'eccessivo quota calorica. Il persistere di questo eccesso energetico purtroppo determina una seconda fase che è il meccanismo poi che predispone all'obesità della vita adulta, in cui questa ipertrofia si associa a un'iperplasia, cioè un aumento delle cellule reclutate per contenere il tessuto adiposo e pertanto si sviluppa un aumento del numero delle cellule che presenteranno i soggetti, permettendo pertanto ai soggetti a maggior rischio di accumulare e di persistere lo stato di obesità poi nella vita adulta. Le chiedo, da bambini, no? In tenera età, mamme e nonne ci hanno sempre invogliato a mangiare, mangia bello, che c'è. Ma i genitori che hanno un figlio obeso o in sovrappeso si rendono conto di questi rischi, dei rischi che corre un bambino in queste condizioni? Purtroppo effettivamente nella nostra vita quotidiana, nella nostra pratica quotidiana ci rendiamo conto che spesso i genitori che giungono nell'ambulatorio specialistico di obesità si preoccupano molto per quanto riguarda un bambino che mangia poco o mangia diciamo in piccole quantità, non prendendo effettivamente in considerazione il rischio invece associato alla condizione opposta dell'eccessivo introito calorico e alle complicanze ad esse associate. In particolar modo in un recente report dell'Istituto Superiore di Sanità
è stato ben documentato come i genitori presentano un'alterata percezione della condizione dell'obesità del bambino stesso. Tant'è vero che il report dimostra come il 40% delle mamme che hanno un bambino in condizioni di obesità e sovrappeso considerano il proprio figlio in una condizione di normopeso o addirittura sottopeso, permettendo pertanto un'alterata reale percezione dello stato d'essere del bambino stesso. E questa alterata percezione non si focalizza esclusivamente sulla condizione del peso del bambino stesso, ma si focalizza anche su altre caratteristiche, ovvero su quei componenti che rappresentano i principali fattori di rischio per lo sviluppo di obesità, quale l'attività fisica, quale l'eccessivo introito calorico e quale le anomalie del normale sonno quotidiano del bambino stesso. E poi li vedremo questi fattori di rischio anche per cercare di capire quali poi possono essere modificati, no professore? Ma quando è che un bambino è considerato obeso? Quando è che gli mettete la targa obeso? La targa ovviamente è una battuta, cioè seriamente, quando è che un bambino è considerato obeso? Oggigiorno effettivamente sono stati prodotti numerosi indici che hanno essenzialmente lo scopo di definire la presenza innanzitutto di obesità e sovrappeso e in particolar modo caratterizzare l'entità dello stesso. Tra questi certamente l'indice che è più comunemente utilizzato e quello certamente più importante che fa riferimento a dei percentili nazionali di riferimento della popolazione italiana è l'indice cosiddetto di massa corporea, ovvero BMI, che non è altro che un semplice indice che è facilmente utilizzabile, dato dal rapporto tra il peso espresso in chilogrammi del bambino sull'altezza espressa in metri al quadrato. Questo indice pertanto ci permette di ben caratterizzare il soggetto dell'età pediatrica sulla base dei percentili e, come mostrato nella successiva diapositiva, potete notare che potremo definire adeguatamente sulla base di questo indice un'importante caratterizzazione del soggetto stesso. In particolar modo definiremo un bambino obeso, sovrappeso con un BMI compreso tra l'85esimo e il 95esimo percentile. Il BMI è l'indice di massa corporea, sì. E pertanto questo indice, se invece è compreso e superiore al 95esimo percentile, esprime essenzialmente una condizione di obesità e purtroppo oggigiorno, specialmente nella nostra pratica clinica quotidiana, si assiste spesso a soggetti con obesità grave, ovvero soggetti con BMI superiore al 125% del valore del 95esimo percentile. Insomma, la pancetta fa male anche ai bambini, come vediamo in questa diapositiva. È appena arrivata questa mail per lei, si definisce mamma preoccupata. Mio figlio ha 8 anni, è alto 135 centimetri e pesa 53 kg. Ha iniziato ad ingrassare dopo un lungo ricovero all'età di 5 anni per una polmonite con versamento. Gli piace mangiare dolci, merendine, pizzette. Ho eliminato la pasta di farina 00, solitamente la mangia 2, massimo 3 volte alla settimana. Non fa sport, ma gioca molto al parco con i compagni. Cosa mi suggerisce, dice questa mamma preoccupata? Purtroppo spesso nella nostra pratica clinica quotidiana vediamo anche questa alterata percezione del gioco stesso, infatti nelle diapositive successive poi noteremo questo. Perché? Perché effettivamente la madre considera un'attività fisica, quella del parco, adeguata, ma spesso non lo è, perché l'attività fisica per essere adeguata da un punto di vista metabolico, cioè deve essere efficace per la riduzione del peso, deve avere una durata di almeno 40 minuti continuativi e di tipo prevalentemente aerobica, perché noi sappiamo adeguatamente che i primi 20 minuti dell'attività fisica prevede essenzialmente un utilizzo dello zucchero, ovvero essenzialmente del glucosio presente a livello circolatorio, e successivamente solo viene attivato poi la produzione di ormoni in grado di degradare il tessuto adiposo e pertanto essere efficace nella riduzione del peso stesso. Torniamo al nostro bambino obeso. Causa: alimentazione, poco movimento, l'abbiamo appena detto, poco movimento, attività sportiva, troppa televisione, troppi tablet, troppi cellulari. Professore, com'è la situazione? Che quadro dipinge? Purtroppo anche qui noi sappiamo oggigiorno che l'obesità in età pediatrica in particolar modo è una patologia cosiddetta multifattoriale, patologia multifattoriale che pertanto riconosce
diverse cause che agiscono in modo sinergico nella induzione dell'eccessivo accumulo di tessuto adiposo e nella sua progressione, pertanto, e persistenza nelle varie fasi dell'accrescimento. Tra questi fattori, certamente le scorrette abitudini alimentari ed in particolar modo l'eccessivo introito di merendine, gli snack, bevande gassate, spesso e frequentemente utilizzate, le bevande cosiddette con contenenti fruttosio, fortemente dannose, in particolar modo per il fegato, per lo sviluppo di complicanze quale la steatosi epatica, così come alterati comportamenti delle abitudini, quotidiane, in particolar modo ridotta attività fisica, eccessivo utilizzo di tablet, eccessivo tempo trascorso di fronte a un computer o di fronte a un cellulare, entrano tutti in gioco nel determinare l'aumento del tessuto adiposo e nella sua stabilizzazione. A questi naturalmente vanno aggiunti poi dei fattori cosiddetti ambientali che purtroppo rappresentano i fattori aggiuntivi che nel loro complesso agiscono in modo sinergico nell'induzione del rischio di obesità nell'età pediatrica. Quali rischi corre un bambino obeso? Così cominciamo a dare anche una risposta al titolo della nostra trasmissione. Noi parliamo di rischio cardiovascolare, ma non solo, no professore? Purtroppo effettivamente l'eccessivo accumulo di tessuto adiposo nel bambino, così anche come nell'adulto, ma in particolar modo oggigiorno è ben noto nel bambino, determina l'aumentato rischio di comparsa di numerose complicanze spesso tra di loro associate e spesso tra di loro favorentisi l'un l'altra. In particolar modo tra queste potremo certamente ricordare complicanze psicologiche, complicanze certamente respiratorie, certamente muscoloscheletriche, renali, complicanze di natura neurologica, ma tra queste complicanze, certamente quelle su cui dobbiamo fare un pochettino più attenzione, in particolar modo negli ultimi anni, sono le complicanze cardiovascolari e complicanze endocrine. Infatti tali complicanze oggigiorno sono state totalmente modificate da un punto di vista concettuale. Perché? Perché effettivamente si è visto che tali complicanze una volta venivano considerate esclusiva pertinenza dell'età adulta. Oggigiorno invece è ben noto che tali complicanze vascolari, cardiovascolari, endocrine sono già presenti nell'età pediatrica e purtroppo determinano delle complicanze a più rapida evoluzione rispetto anche a quanto documentato nell'età adulta. Facciamo qualche esempio? Ipertensione? Tra queste l'ipertensione, certamente, tra queste certamente la dislipidemia, cioè l'aumento alterato assetto lipidico, ma tra queste quella una su cui voglio fare particolare attenzione è il diabete di tipo 2. In particolar modo il diabete di tipo 2, come vedete nella successiva slide, effettivamente è una patologia che fino a pochi 5 anni fa, grossolanamente 5-10 anni fa, veniva considerata una patologia esclusiva dell'età adulto. E invece oggigiorno purtroppo questo è stato totalmente convertito in concetto, nel senso che effettivamente in età pediatrica, purtroppo in particolar modo nel periodo adolescenziale, la persistenza di obesità, in particolar modo come vedete quella prima parte di questo meccanismo di naturale progressione. Tutto schermo Danilo, così la vediamo meglio, eccola qua. Di naturale progressione, cioè l'obesità viscerale, quella che dicevamo appunto prima, sì, la pancettina famosa del bambino, che viene espressa facilmente da un classico indice, l'indice cosiddetto di la circonferenza vita, ci permette di definire l'inizio di un processo di progressivo deterioramento della capacità metabolica del soggetto, ovvero un aumentato rischio di complicanze della capacità di tolleranza al glucosio fino allo sviluppo di un diabete di tipo 2. È importante ricordare che questa storia naturale della malattia ha la potenzialità, in particolar modo nell'età pediatrica, di essere interrotta e di regredire, agendo sia su tutti quei componenti che esistono lungo questo percorso, ma in particolar modo alterando quella obesità viscerale e in particolar modo facendo sì di ridurre il grasso viscerale e pertanto le dimensioni della circonferenza vita della pancetta del bambino. Si stacchiamo un attimo con questa diapositiva, le chiedo, in ospedale gliene capitano diversi, tanti, pochi, di bambini già diabetici, diabete tipo 2? Attualmente sì, purtroppo negli ultimi anni abbiamo fatto molte diagnosi di diabete di tipo 1, di tipo 2, che è una questione molto molto importante da un punto di vista di prevenzione, in particolar modo di patologia nell'età pediatrica. Questo significa che se noi parliamo di un diabete di tipo 2 già nel periodo adolescenziale, a volte peri-adolescenziale, generalmente 12-14 anni. Sì. Purtroppo dobbiamo considerare che sono soggetti che, a differenza dell'adulto che inizia un trattamento terapeutico intorno a 40-45 anni, questo trattamento terapeutico è nettamente anticipato e purtroppo prolungato per tutta la vita del soggetto stesso. In queste situazioni, visto che si parla tanto di povertà
della nostra società, determinate fasce della nostra società purtroppo non godono di buona salute, per restare un po' in tema. Quanto le condizioni socio-economiche incidono, ad esempio, nella scelta dell'alimentazione, no? Cibi, prodotti che costano poco e che naturalmente non sono proprio ottimali per bambini nella fase di sviluppo. Purtroppo effettivamente quello che appena diciamo annunciato è verissimo, nel senso che le condizioni socio-economiche certamente rappresentano dei fattori di rischio molto importanti, in particolar modo queste condizioni socio-economiche sono in grado di influenzare fortemente il rischio di sviluppo di obesità, in quanto si ha una determinazione di selezione di alimenti ipercalorici con scarso controllo alimentare, e in particolare le condizioni socio-economiche disagiate purtroppo determinano uno stato in cui il soggetto o la famiglia stessa non è in grado di affrontare delle spese atte a fine di contrastare attraverso attività fisiche programmate l'attività stessa del soggetto. Vediamo in questa diapositiva fattori di rischio, c'è qualcosa che possiamo modificare di queste possibilità, di questi fattori, professore? Effettivamente sì, infatti proprio il ruolo importante del meccanismo di prevenzione e di contrasto all'obesità in età pediatrica si svolge proprio su quei due determinanti principali, che sono essenzialmente le abitudini alimentari e in particolar modo le abitudini di sedentarietà o comunque di attività motoria del bambino stesso. In particolar modo, come vedete nella successiva slide, le abitudini alimentari del bambino rappresentano certamente dei fattori di rischio molto importanti, e ormai dell'Istituto Superiore di Sanità esistono numerosi report che ci mettono alla luce alcuni elementi che vanno contrastati, in quanto sono fortemente associati a un rischio di obesità e sovrappeso in età pediatrica. Tra questo, un esempio semplice e comune della nostra attività, diciamo, della nostra pratica clinica, è la colazione al mattino del bambino. Spesso i bambini che hanno maggior rischio di obesità non fanno colazione al mattino, e questo deve essere contrastato come primo meccanismo di contrasto dell'obesità stessa. Anche tanti adulti non fanno colazione al mattino. Ed è un comportamento scorretto. Abbiamo un'altra diapositiva sui fattori di rischio sui quali si potrebbe intervenire. Eccola qua, però bene o male questi concetti l'avevamo già espressi, no, professore? Sì, effettivamente sì. Però l'importante qui da marcare essenzialmente la percentuale dei soggetti che hanno attività sedentare. Circa il 50% dei bambini indagati dall'Istituto Superiore di Sanità svolgono essenzialmente un'attività estremamente sedentaria. L'attività sedentaria è rivolta sia nelle attività quotidiane, come diceva lei, appunto l'utilizzo purtroppo dei computer, l'utilizzo essenzialmente tablet, dei cellulari, cellulare, tablet, che purtroppo fortificano questo effetto. Oltre poi alle attività cosiddette programmate, in quanto i bambini oggigiorno, a differenza di quanto la nostra telespettatrice ci diceva prima, sì, difficilmente si recano al parco giocando e svolgendo attività fisica cosiddetta non programmata, quello che un tempo rappresentava l'attività clinica. Una volta si giocava di più in cortile. E dopo aver dipinto questo quadro a tinte fosche e sicuramente con previsioni nere per il futuro, perché tutti questi bambini che crescono grassi, obesi, come abbiamo detto, non saranno altro che adulti obesi. Che cosa possiamo fare di concreto e in concreto, professor Giannini? Effettivamente, attualmente le strategie di trattamento rivolte alla prevenzione e al contrasto dell'obesità mirano su due punti cardine, cioè una corretta educazione alimentare e una corretta educazione agli stili e comportamenti di vita. Tra la corretta educazione alimentare è certamente quello di aumentare l'introito di frutta e verdura almeno 4-5 volte al giorno, riducendo l'utilizzo di sostanze gassate a elevato contenuto calorico, che spesso purtroppo vengono utilizzate dai nostri bambini nel nostro quotidiano. A questo naturalmente va associato anche un'attività fisica, che essenzialmente non è un'attività fisica, diciamo, occasionale, ma dovrebbe essere un'attività fisica programmata della durata di almeno 40 minuti e di una durata di una frequenza di almeno 2-3 volte settimanali, riducendo anche, come abbiamo già detto, quelle attività di sedentarietà del soggetto stesso.
e questo, diciamo, comportamento, queste strategie terapeutiche nascono essenzialmente sulla base di alcune linee guida internazionali. Infatti, come vedete nella successiva slide, effettivamente questo nasce dal concetto che alcune società internazionali e in particolar modo la Società Italiana di Pediatria ha prodotto delle piramidi essenzialmente rivolte. Se mettiamo la diapositiva, eccola qua. Delle piramidi essenzialmente. La famosa piramide alimentare. Sì. Queste effettivamente esprimono le modalità, la tipologia e la frequenza con cui noi dovremmo agire su questi due punti cardine, che sono appunto l'attività fisica, l'attività motoria e lo stile alimentare, come potete notare all'apice della piramide, cioè quello che deve essere ridotto al massimo come utilizzo da parte, per quanto riguarda l'alimentazione da parte del bambino, sono essenzialmente i dolci, che hanno un elevato cosiddetto indice glicemico, mentre la base della nostra piramide alimentare è rappresentata proprio dalla frutta e la verdura, e questo è il problema probabilmente della stessa regione del Mediterraneo e di Cipro, perché probabilmente un'alimentazione basata su questo stile alimentare è stata totalmente sovvertita in queste aree del Mediterraneo, dove la dieta famosa mediterranea aveva un importante effetto nella riduzione del rischio cardiovascolare, che oggigiorno purtroppo non si evidenzia più. I bambini mangiano poca frutta e verdura, sì, no, professore? Purtroppo sì. Senta, quale dovrebbe essere il coinvolgimento della scuola, tenendo sempre conto e bene a mente che il ruolo più importante lo svolge la famiglia, lo svolgono i genitori, perché se non c'è educazione alimentare a casa, poi a cascata, a scuola e in giro. Ma intanto la scuola che ruolo potrebbe svolgere? Questo è vero, il ruolo familiare, che naturalmente tutti i programmi di prevenzione dovrebbero sempre integrare il coinvolgimento della famiglia nel suo stesso programma. Tuttavia è importante che noi ricordiamo che il bambino trascorre circa un terzo della propria vita all'interno della scuola. E questo che significa? Che effettivamente la scuola rappresenta il momento certamente più importante e in grado di influenzare fortemente sia le scelte abitudini alimentari, sia le scelte di attività fisiche, pertanto il movimento dei nostri piccoli bambini. Ed ecco perché la scuola oggigiorno, anche con molte iniziative, esprime proprio quella capacità di intervenire da un punto di vista educativo proprio nel contrasto e nella lotta all'obesità in una fascia di età pediatrica. Bisognerebbe rendere obbligatoria l'istruzione e l'educazione alimentare a scuola, sì. Se ne parla tanto, ma forse ci arriveremo un giorno. Visto. Sì, purtroppo attualmente ancora non siamo lì, ma ci arriveremo, perché è la parte essenziale proprio educativa. La metteremo nei LEA? La inseriremo nei LEA? Potrebbe essere un'ottima iniziativa questa. Io adesso, lo dico anche a beneficio dei nostri telespettatori, spiego anche il motivo perché ho invitato il professor Giannini, perché un giorno mi è capitato di leggere che il professor Giannini è il capofila, il coordinatore di un progetto che ha ottenuto un finanziamento di circa 1 milione di euro nell'ambito del PNRR, PNRR, non mi chiedete quale fase perché non lo so, so lei. Che fase, la seconda fase. Seconda fase. E questo progetto addirittura ha primeggiato in Italia davanti a, possiamo far vedere la slide che il nostro professor Giannini ha preparato, è finito al primo posto, è capofila in Italia davanti anche a istituti prestigiosi come mi sembra di leggere il San Raffaele e altri, l'Istituto Tumori eccetera eccetera. Ci dice qualcosa di questo progetto, professore? Sì, io naturalmente questo progetto è un progetto molto ambizioso, è un progetto che si basa su una iniziativa su base regionale che è stato premiato in particolar modo per la sua innovatività, per i suoi caratteri di inclusività e in particolar modo per l'importante impatto sulla salute pubblica, in quanto proprio interessa un importante problema, quello appunto dell'obesità nell'età pediatrica. In particolar modo il progetto, come notate, è stato primo e pertanto per me è un orgoglio e penso anche per la nostra regione Abruzzo aver superato il Bambino Gesù, sì, il San Raffaele. Il Bambino Gesù, il San Raffaele di Milano. Pertanto dimostra effettivamente che se noi agiamo in modo di stretta collaborazione tra le diverse istituzioni possiamo ottenere un ottimo risultato e primeggiare non tanto come prevalenza dell'obesità ma come contrasto dell'obesità nell'età pediatrica. Come si sviluppa questo progetto, professore?
Allora, il progetto è essenzialmente, come vi ho detto, un progetto molto ambizioso che prevede essenzialmente l'integrazione di diverse figure, in particolar modo il sistema sanitario nazionale, in particolar modo la scuola e in particolar modo l'università, che hanno essenzialmente il compito di agire contemporaneamente nella lotta alla prevenzione dell'obesità stessa. In particolar modo il progetto prevede che noi cerchiamo l'adesione da parte delle diverse scuole al suo stesso progetto. Una volta che la scuola aderisce al progetto, sarà attivato un processo di screening, di visita di screening axologico, che permetterà di caratterizzare proprio quegli indici antropometrici associati tipicamente all'aumento del peso. E in particolar modo voglio sottolineare come il progetto stesso prevede l'utilizzo di tecniche sofisticate, tra cui, come potete notare nella parte sinistra del grafico, quella capacità di poter ottenere delle immagini tridimensionali di un soggetto dell'età pediatrica obeso, che è in grado di caratterizzare in modo estremamente preciso tutte le circonferenze corporee del bambino e in particolar modo quelle con maggior rischio di sviluppo di patologia cardiovascolare, oltre alla possibilità poi di determinare anche mediante tecniche sofisticate di bioimpedenziometria e di elastosonografia altre complicanze cardiovascolari quali la steatosi e eventualmente altre patologie associate. Come fate a fare tutti questi controlli? Abbiamo messo su un'importante macchina operativa in cui effettivamente abbiamo la capacità di, in particolar modo la volontà, la propensione innanzitutto dei nostri specializzandi della clinica pediatrica, che ringrazio ufficialmente per aver aderito in questo processo. Questo è il cronoprogramma, no? Infatti in questo cronoprogramma, come potete notare, sarà attivato essenzialmente un iniziale arruolamento delle scuole attraverso un incontro diretto nel periodo di settembre sia dei genitori. Quindi prossimo anno scolastico. Prossimo anno scolastico 2024. Scuole della scuola primaria del 4 capoluoghi di provincia, pertanto saranno arruolati i capoluoghi Chieti, Pescara, L'Aquila e Teramo e saranno arruolate esclusivamente le scuole primarie, pertanto i bambini della fascia d'età tra i 6 e i 10-11 anni. In questo cronoprogramma. Per l'esercito di bambini, avete fatto un po' il conto? Abbiamo fatto un conto dell'arruolamento secondo i nostri obiettivi di arruolare circa 6.000 bambini. 6.000 bambini che saranno seguiti, innanzitutto screenati per quanto riguarda le complicanze, ma in particolar modo la parte più ambiziosa del progetto è la parte successiva, perché come vi è dimostrato nella diapositiva, questo progetto prevede che in una fase iniziale di screening si attiva poi successivamente una seconda fase, che è essenzialmente quella di effettuare un intervento diretto sul bambino, un intervento diretto che prevede una istruzione, cioè delle lezioni frontali dirette all'educazione ai corretti stili comportamentali del bambino. La durata di questo progetto partite a settembre, il prossimo anno scolastico sicuro? Il progetto ha una durata di 2 anni, che prevede essenzialmente l'esecuzione di una seconda visita di screening al termine dell'anno per valutare l'efficacia del nostro intervento, non solo di tipo educativo, ma anche mediante la capacità di fornire in quegli istituti che aderiscono delle attività motorie quotidiane, gratuite per il bambino. Certo. E questo permette anche di superare quel problema socio-economico che spesso si è di fronte nella nostra società, in cui non è possibile svolgere attività fisica in modo mi viene appropriato. Un attimo da pensare, iniziata a settembre e finita a giugno, no? Quasi, sì. Cioè date anche voi una sorta di pagella a questi bambini, professore? E questo sì, ed è molto molto importante, perché il nostro concetto primario è quello di essenzialmente educare il bambino, perché una volta educato il bambino, che è quello che fa effettivamente la scuola oggigiorno, è cercare di educare indirettamente anche la famiglia in un corretto stile e comportamento alimentare. E quello sarà forse lo scoglio più importante. Senta, come la chiudiamo questa puntata? Tanto complimenti per questo progetto, che insomma abbiamo visto da quella graduatoria, primi in Italia davanti a istituti prestigiosi, ospedali prestigiosi come il Bambino Gesù. Complimenti sinceri. Grazie a lei e alla sua equipe. Che considerazioni finali lasciamo ai nostri telespettatori? E poi proprio adesso è arrivata una mail anche simpatica che le leggerò. Come la chiudiamo questa puntata, professore? Vorrei chiudere dicendo che effettivamente il progetto nasce essenzialmente dalla
presa di coscienza che effettivamente in Abruzzo purtroppo oggigiorno l'obesità rappresenta un reale problema di salute clinica, di salute essenzialmente pubblica dei nostri bambini, e certamente solo attraverso la completa integrazione di numerosi sistemi, tra cui la Regione Abruzzo, i diversi enti, in particolar modo diverse ASL di riferimento e i diversi istituti scolastici e le varie istituzioni regionali, è possibile raggiungere quell'obiettivo, che è l'acronimo che vorrò portare avanti nel progetto, che ricava Civita, ovvero riduzione... Lo schermo, perché quello è proprio quello che mi ha colpito di più, ecco, la ricava Civita, sta per c'è una spiegazione ben sì, precisa. C'è riduzione del rischio cardiovascolare in età pediatrica. Ricavu, se allarghiamo un pochettino che non si vede bene la parte sotto, ricava Civita del... rischio cardiovascolare associato all'aumento della circonferenza vita in età pediatrica. Eccolo qua. E quindi partite a settembre, professore? Settembre, quindi sì. Dobbiamo rivederci tra un paio d'anni, dopo i due anni. Vorrei chiedere al professore, la signora Lidia si vergogna anche un pochettino, dice forse è una domanda stupida, però gliela voglio fare. Vorrei chiedere al professore se l'obesità infantile influisce sullo sviluppo del viso di un bambino durante la crescita. Con il passare degli anni, se il piccolo gradualmente dimagrisce, perde l'aspetto, il viso di cicciottello, paffutello, e ribadisce, forse è una domanda stupida, però può anche essere una domanda... bambino, sì. Infatti, diciamo, si sfina, come si dice, anche in viso. Questo è apparentemente un concetto molto corretto, ma solo se si attivano dei processi di prevenzione e di contrasto dell'obesità. Tant'è vero che nella nostra pratica clinica quotidiana quello che dico sempre ai miei pazienti è: non è necessario perdere peso durante l'accrescimento, perché durante l'accrescimento il bambino tende a crescere in altezza, e se vi ricordate quel famoso indice, l'indice di massa corporea, non è altro che il rapporto del nostro peso sulla nostra altezza. Se il peso rimane costante, l'altezza crescendo fa sì che l'indice si riduce e pertanto fa quell'effetto che la signora diceva, effettivamente di sfinare, dimagrire il viso del bambino. Ebbene, la signora era preoccupata. Grazie al professor Cosimo Giannini, grazie per essere stato con noi. Complimenti anche per il progetto che ha ottenuto con l'importante finanziamento. Sono arrivati i soldi, professor? Ancora no. Ancora... C'è la fase attuativa in essere. Grazie professor Giannini, professore associato di pediatria, Università Gabriele D'Annunzio, dirigente medico, clinica pediatrica dell'ospedale di Chieti. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata di Pronto Medicina Facile, grazie a Danilo Cinquino in regia. Vi ricordo che tutte le trasmissioni, tutte le puntate, anche le due di questa sera, le trovate su YouTube Rete 8 Salute. Il grazie più grande naturalmente è per voi che ci avete seguiti anche stasera. Ci vediamo giovedì prossimo alle 21 per parlare di cure palliative. Restano o no un problema culturale da superare? Ci dirà tutto la dottoressa Donatella Bosco, specialista dell'ospedale di Pescara. Poi parleremo di reflusso gastroesofageo, diagnosi e cure per questo reflusso che purtroppo incide tanto sulla qualità della vita di molte persone. Ospite il dottor Massimo Cianci della Casa di Cura Pierangeli di Pescara. In chiusura vi ricordo sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, questa è la vostra trasmissione. Ci vediamo giovedì prossimo alle 21. Grazie, buona serata.